È indispensabile? No. Ma si vede che ho le occhiaie, madonna. Allora, la risposta è no. Benvenuti in questo nuovo video. Scusate se sono stata un pochino assente, ma ero veramente piena di impegni. E adesso iniziamo subito a bomba con mega Q&A che dividerò in 1, 2, 3, 4, 5 parti. Non lo so. Ieri vi ho postato questa foto su Instagram e vi ho chiesto di lasciarmi tutte le vostre domande e commenti. E ho ricevuto più di 200 domande, quindi iniziamo subito. Vittoria Iannuzzi chiede: secondo te, quale allenamento ha fatto la differenza nel tuo percorso di costruzione muscolare? Allora, io potrei dividere il mio percorso in due momenti. Il primo, quello dove avevo bisogno di crescere muscolarmente, perché partivo da una situazione di sottopeso e comunque massa muscolare molto molto bassa, dove l'allenamento che è stato funzionale affinché io costruissi massa muscolare è stato l'allenamento con i pesi, tanto peso, basse ripetizioni. Questo perché andava a stimolare le fibre muscolari bianche, che sono quelle ipertrofizzabili, che sono molto forti ma poco resistenti. Dopo 4-5 anni che a mio parere avevo raggiunto un buon livello di massa muscolare, ho deciso di cambiare il tipo di allenamento perché non lo trovavo più molto funzionale, nel senso che, bene, avevo raggiunto l'obiettivo di aver costruito muscoli, adesso volevo fare qualcosa con quelli. Quindi mi sono spostata verso un allenamento più funzionale, allenamento calistenico, allenamento a corpo libero. Questo tipo di allenamento, invece, va a stimolare le fibre rosse, che sono quelle meno forti ma molto più resistenti, e infatti vanno a lavorare sulla resistenza. Quindi, dipendentemente dai nostri obiettivi e dal momento e dalla fase in cui il nostro corpo si trova, secondo me diversi tipi di allenamenti si possono applicare al nostro corpo, possono essere più o meno efficaci. Raga, questa l'ho proprio partita, sono partita a bomba, cioè, brava Silvia. Allora, domande sull'Apple Watch. Lo consiglio o non lo consiglio? L'Apple Watch è un activity tracker. Praticamente ci sono due applicazioni, una per l'allenamento e una per l'attività in generale, che costituiscono un po' l'utilità principale di questo aggeggio. Ho riscontrato un paio di problemi in realtà. Praticamente, quando tu decidi di fare un allenamento, tu devi premere avvio allenamento e poi alla fine premere fine allenamento e ti calcola le calorie che stai bruciando durante l'allenamento, il livello di attività, il battito cardiaco, i chilometri percorsi, eccetera. Però ho notato dei problemi nel momento in cui mi dimentico di accendere l'app d'allenamento. Ad esempio, quando ero a fare snowboard, i primi 2 giorni non ho acceso l'app d'allenamento e quindi non mi ha calcolato snowboarding come un allenamento. Tanto che sono arrivata a fine giornata e avevo visto che avevo bruciato durante la giornata 200-300 calorie, cioè il giusto, il normale, come se non avessi fatto niente. Mentre il giorno in cui mi è venuto lo schiribizzo di accendere e registrare il mio allenamento di snowboard, mi sono trovata a fine giornata che avevo bruciato 700 calorie, facendo lo stesso livello di attività. Oppure a volte mi sono dimenticata di chiudere l'app di allenamento, quindi mi sono trovata a fine giornata che, avendolo dimenticato, magari aveva registrato un allenamento di 7 ore, con un dispendio calorico di 3000 calorie. Questo sinceramente mi lascia un po' interdetta e spero sia un bug e lo controllino e lo sistemino. Sinceramente, questi tipi di activity tracker possono essere un'arma a doppio taglio, dipendentemente da chi li utilizza. Se io li avessi utilizzati 3-4 anni fa, sarebbe stata una fissazione perché mi sarei imposta ogni giorno di bruciare tot calorie e i cerchi dovevano essere completati ogni giorno, avrei fatto di tutto per completarli perché ero una persona veramente competitiva contro me stessa e l'avrei presa come una sfida personale. Mentre adesso sono in uno stato mentale che non me ne frega niente del livello del cerchio a cui sono, delle calorie bruciate in un giorno, di quante calorie ho bruciato durante l'allenamento. Lo guardo giusto per avere un'idea, perché spesso mi ritrovo a notare che effettivamente quel giorno, senza che me ne sono accorta, mi sono mossa molto, ho fatto tantissimi passi, il mio livello di attività è molto alto, nonostante magari io credessi di non aver fatto molto. Oppure mi serve anche per cronometrare il mio allenamento, perché a volte mi perdo, a volte non mi ricordo più a che ora sono entrata e dopo un tot mi sembra di non aver fatto molto, invece in realtà sono lì già da un'ora e quindi insomma
è utile per questo. Quindi secondo me a livello di activity tracking non è molto funzionale o molto utile. Invece lo trovo molto utile per tutto il resto, quindi il fatto che ti arrivano le notifiche, ti arrivano le mail, riesci a leggere subito i messaggi, riesci a leggere subito WhatsApp, riesci a rispondere al telefono. C'è il cronometro, quindi è molto più pratico magari quando butto la pasta invece di andare alla ricerca del telefono. È indispensabile? No. Vivevo benissimo prima e è soltanto un aggeggino che ti risolve o ti facilita la vita, ma io tornassi indietro non penso che lo ricomprerei, perché è davvero costoso e per quello che dà non ne vedo molto l'utilità. Allora, una domanda che mi piace molto è: come impostare una dieta intuitiva senza stress di usare app? Diciamo che se mi fai già questa domanda significa che bene o male hai già utilizzato le app o comunque vieni da un percorso, un passato dove mangi già molto controllato. E lo stesso era successo a me. Praticamente io ho soltanto smesso di utilizzarla perché ormai utilizzavo l'app solo per darmi sicurezza. Io ero comunque molto abitudinaria, cioè mangiavo essenzialmente le stesse cose, le stesse quantità ogni giorno. Quindi l'app mi dava soltanto la sicurezza, cioè il fatto di controllare, di guardare, di far sì che fosse tutto in ordine, era un po' il controllo di routine. Ma ormai era arrivata a un punto dove inserivo, guardavo e dicevo, già, ci sta. E quindi la transizione è stata soltanto quella di eliminare l'app e magari sì, togliermi quella sicurezza che mi dava a fine giornata, durante il giorno. Però è un po' sempre il solito discorso, perché per uscire da schemi mentali bisogna fare passi nel buio e bisogna lanciarsi. Questo l'ho fatto sin dall'inizio, quando ho deciso di guarire. È stato un continuo passo nel buio per abbattere i miei muri mentali. E ho capito che anche quello doveva essere fatto. Il percorso per raggiungere una libertà a livello di mangiare intuitivamente, mangiare secondo fame, è lungo, è un processo, è un percorso e è un continuo migliorare e migliorarsi. Io ho iniziato 2-3 anni fa a mangiare senza app e se voi vi ricordate io l'anno scorso, nonostante non calcolassi con l'app, comunque pesavo perché mi dava la sicurezza. Piano piano, grazie alla vita, perché comunque adesso se sono fuori, se mangio fuori, non è che posso chiedere scusi, mi pesi il riso. E grazie alle varie vicissitudini e anche alla sicurezza che ho guadagnato, adesso posso dire di mangiare davvero quantità a caso secondo il mio stomaco. Però andateci piano, è un percorso che necessita, perché il vostro cervello proprio lo necessita, gradualità. Il mio consiglio quindi è proprio lasciare l'app e cominciare di più a fidarsi di se stessi. Tu e Jimmy, avete incontrato difficoltà durante la vostra relazione a distanza? Più di 4 anni di relazione sono tanti. Come avete affrontato la mancanza? Andrete a vivere insieme? Allora, sì, abbiamo incontrato difficoltà all'inizio perché io comunque stavo ancora un po' male. E infatti, come vi ho raccontato, per più di un anno io non mi sono mossa da Padova, io non potevo viaggiare perché proprio mi faceva stare male. E quindi per più di un anno è sempre stato Jimmy a venire. Questo comunque ha creato delle difficoltà, in quanto poveraccio, anche lui aveva una sua vita, aveva i suoi bisogni, sai, spesso ci si lascia cose da fare, persone da vedere nel weekend, invece lui era costretto a venire da me. Però abbiamo resistito e questo mi ha dimostrato davvero tanto di Jimmy. Jimmy mi è stato vicino dal primo momento che mi ha incontrata, non mi ha mai guardata con l'occhio di una malata, non mi ha mai fatto sentire sbagliata, mi è sempre stato accanto. E io auguro davvero un Jimmy a tutte, e non per dire che io ho avuto l'angelo della vita e che esista solo lui al mondo, ma sono sicura che ne esistono tanti di ragazzi così. In tanti mi scrivono per chiedermi consigli su come comportarsi con la propria amata, perché non la vogliono abbandonare, quindi forza ragazzi, non lasciate che la malattia, che questa stronza si metta fra te voi e la vostra ragazza, combattete per lei, perché in fondo c'è la ragazza, lei è nascosta, è impaurita, è là in fondo, ma in fondo c'è. Come ero impaurita io, adesso ci sono e la persona che potete scoprire e scovare è davvero bellissima, quindi combattete per lei. E la relazione a distanza in generale comunque l'abbiamo affrontata sempre con serenità. Bisogna
capirsi, bisogna capire quando l'altro ha bisogno, sia per bisogni familiari, universitari, e infatti ci sono stati mesi a volte in cui io e Jimmy non ci siamo incontrati perché io iniziavo la sessione, appena la finivo lui la iniziava e poi la rifiniva, quindi ci sono state volte in cui non ci siamo visti per un mese e mezzo, però ci siamo sempre tenuti in contatto, ci siamo sempre parlati, ci siamo sempre telefonati. La prima persona che chiamo quando mi succede qualcosa, anche una cavolata qui a casa, è lui, perché per me lui è il mio ragazzo ma è anche il mio miglior amico. Sento questo bisogno di parlargli, di raccontargli tutto, e penso che questo sia quello che tiene vivo il rapporto nonostante la distanza. Molto importante è anche passare del tempo insieme. Io e Jimmy ci ricaviamo spesso, a parte i weekend insieme, che sono 3 giorni proprio dalla mattina alla sera insieme, ma anche intere settimane. Ad esempio, solitamente in corrispondenza di Capodanno facciamo una settimana chiusi fuori dal mondo in montagna insieme, ma anche durante l'anno. Ad esempio adesso a Pasqua passiamo una settimana insieme a Budapest, stiamo organizzando un viaggio spettacolare per quest'estate, appena abbiamo prenotato tutto ve lo racconterò perché non vedo l'ora. Secondo me la chiave è voler passare del tempo insieme e impegnarsi per farlo. Le vicissitudini della vita ti portano a ognuno concentrarsi sul suo, mentre è molto importante scindere e concentrarsi su entrambi. Yes. Andremo a vivere insieme? Sì, in teoria, cioè il piano è quello, poi vedremo, però no, scherzo. Allora, io mi laureo quest'anno e mi trasferisco a Milano a settembre, mentre lui si laurea l'anno prossimo e mi dovrebbe raggiungere a Milano a settembre dell'anno prossimo, quindi farò un anno a Milano da sola, tastando il territorio, e poi Jimmy mi raggiungerà, dove troverà tutta la casa pronta, tutta la casa pulita, tutta la casa sistemata. Ciao amore. Domanda: è vero che mangiare molte proteine facilita la perdita di peso? Quale marca di proteine in polvere e alimenti proteici naturali consiglieresti? Allora, la risposta è no. Mangiare tante proteine non fa perdere peso. Quello che fa perdere peso è mangiare in deficit calorico. E qui si parla di calorie, nel senso che se tu per dimagrire devi mangiare 1800 calorie, ma ne mangi 2200, anche se solo di proteine, e questo significa avere un apporto proteico che il fegato si suicida, non dimagrisci ma ingrassi, perché comunque il discorso è calorie in versus calorie out. Indubbiamente la qualità dell'apporto calorico in termini di macronutrienti incide molto sulla composizione corporea, nel senso che se la dieta è principalmente carboidrati, il corpo avrà una forma diversa da una dieta che è principalmente proteine, perché comunque queste dentro il nostro corpo hanno delle funzioni diverse e causano reazioni diverse. Per questo io consiglio una dieta equilibrata con tutti i macronutrienti, proteine, grassi, carboidrati, al fine di creare qualcosa di più omogeneo e non radicale. Una cosa che ho davvero compreso nel mio percorso è che il problema sono gli eccessi o le estremizzazioni in tutto. Spesso mi chiedete se un determinato alimento fa ingrassare, se un determinato esercizio fa dimagrire. Questi sono estremi, perché qualsiasi alimento che sia naturale, come ad esempio la mozzarella, che a molti fa paura, o processato, come ad esempio la Nutella, so che sono due cose diverse, ma cerchiamo di capire, se consumati in eccesso portano a ingrassare. Ti mangi 100-125 grammi di mozzarella e basta, non fanno niente. Te ne mangi 40 kg, sì. Lo stesso discorso vale con il pollo, con gli albumi, con tutto. La Nutella, te ne mangi un cucchiaino? Non la consiglio, perché comunque ci sono opzioni molto più sane proprio a livello di ingredienti. Però vuoi mangiarti sta Nutella, un cucchiaino rispetto a un barattolo intero fa la differenza. Starete pensando, sì, ma un cucchiaino di Nutella non se lo mangia nessuno, perché appena inizi a mangiare uno vuoi tutto il barattolo. A parte che diventa stucchevole, quindi però posso capire, e infatti è lì che casca l'asino, perché bisogna stare attenti o comunque essere in uno stato mentale che ti consente di prendere un cucchiaino e dire ok, ciao, chiudere e mettere via.
E questo è qualcosa su cui bisogna lavorare, su cui anch'io a volte ho difficoltà, non con la Nutella ma col burro di mandorle, che uno tira l'altro. Voglio finire questo Q&A con una cosa che io trovo molto interessante e poi sto zitta e me ne vado. Cioè che vedo molto nel mondo del bodybuilding chi consiglia il petto di pollo al forno o il tacchino al forno, insomma quello insaccato, rispetto al prosciutto. Allora, io in generale non sono una grande consumatrice di affettati, raramente mi vedete consumarli, però ho visto un po' che il prosciutto viene un po' demonizzato. Ma vi siete mai fermati a guardare gli ingredienti di questi due alimenti? Ragazzi, gli ingredienti del petto di pollo al forno sono infiniti. Petto di pollo, acqua, albume d'uovo, amido di patate, sale, correttore di acidità, citrico, qualcosa. Latte scremato in polvere idratato, destrose, frutto. Mentre per il prosciutto crudo, poi ovviamente dipende dalla qualità, leggo cosce di suino, sale, conservanti. Io posso capire che gli affettati di petto di pollo, tacchino arrosto, hanno pochissime calorie, pochissimi grassi, tantissime proteine, eccetera. Però io sono una che guarda anche gli ingredienti, quindi nel momento in cui devo scegliere tra uno e l'altro, la lista degli ingredienti per me è un grandissimo deterrente e un grandissimo indicatore. Gli insaccati di per sé non sono il massimo della vita, andrebbero limitati, in quanto contengono molto sale, conservanti, la bresaola contiene nitriti e nitrati, però sono molto pratici e a volte viene proprio la voglia di farsi un bel panino. Io me lo faccio con le gallette, sono sfigata. Tra i due io sinceramente consiglio il prosciutto. Poi fatemi sapere se voi avete altri motivi per cui consigliate il petto di pollo o il tacchino, però da quello che ho notato la mia decisione è questa. Io dopo questa vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, risponderò ad altre domande che sono davvero tantissime nei prossimi video e basta, quindi ciao ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!